La filantropia, secondo me, è di razza, è genetica. Cioè, vi spiego, conosciamo tutti i signori Gates che ormai stanno facendo il buono e il cattivo tempo in tutto il mondo, specialmente il nipotino Bill, questo altro filantropo. Ma andiamo ad analizzare un po' la storia della sua famiglia, il padre avvocato. E il nonno filantropo era una sorta di prete, diciamo, no? Poi ci sono dei preti che si possono sposare, possono avere figli. E questo nonno praticamente era uno degli azionisti della Standard Oil, quindi non stiamo a parlare di pizze e fichi, stiamo a parlare di uno che ha le azioni della Standard Oil, ma questo sarebbe poco perché era l'intimo consigliere di Rockefeller. Quindi non stiamo a parlare di un pinco pallino, stiamo a parlare di un pezzo da 90. E pensate che il nonno di Bill Gates ha, tra virgolette, inventato il sistema di non lo voglio chiamare evasione delle tasse, ma lo vorrei chiamare un sistema di ammortizzamento delle tasse. Proprio grazie alla filantropia, cioè agli aiuti umanitari. Direi voi, spiegaci meglio quest'ultimo passaggio. Allora, è semplicissimo. Ve lo faccio molto semplice. Se io ho un'azienda, ok? Incasso 100, però ho delle spese di 50, ho un ricarico degli altri 50, cioè quello che guadagno meno le mie spese che ho per gestire la mia azienda, mi dà il ricarico, ok? Su questo ricarico io devo pagare le tasse. Quindi incasso 100, ma 50 mi sono serviti perché li ho spesi, e io, diciamo così, ho ricaricato 50, mi trovo questi 50 e su questo apparente guadagno ci devo pagare le tasse. Ammettiamo che le tasse siano il 50%. Io guadagno 100, spendo 50, mi rimangono 50, 25 sono di tasse. Adesso ci sono delle leggi fatte ad hoc per questi personaggi di altissimo livello, infatti non a caso queste associazioni filantropiche sono associazioni mega miliardarie, che funzionano in questa maniera. Cioè, nel momento in cui io faccio una donazione, ok? Io faccio una donazione. Nel momento in cui faccio questa donazione, quello che io dono mi passa in contabilità come spesa. Allora che succede? Io con la mia azienda faccio un fatturato. Io creo un'altra associazione senza scopo di lucro, un'associazione filantropica, come si suol dire, senza scopo di lucro, che è sempre la mia. Allora, io guadagno 100 con la mia società, ok? Spendo 50 perché devo pagare i dipendenti e tutti quanti, mi rimangono 50 sulle quali dovrei pagare 25 di tasse. Allora io che cosa faccio? Prendo sti 50, li dono all'associazione che è sempre la mia e dico al governo, allo Stato: guadagnate che io sì, è vero, guadagnato, ho incassato 100, 50 sono di spese per i miei dipendenti, gli altri 50 io l'ho donate a una associazione senza scopo di lucro filantropica. E come dite la scienza, allora lo Stato mi dice: allora Speck, non hai guadagnato niente? No, non ho guadagnato niente perché 50 i dipendenti, 50 l'associazione. L'associazione ha un regime fiscale a parte, gestisce un regime fiscale a parte, quindi io praticamente mi trovo una società che ha chiuso l'anno a pari, quindi non devo pagare tasse, e mi trovo un'associazione che ha avuto 50 di donazione e io prendo queste 50 e posso girarle come meglio credo, posso fare una società di ricerca, per esempio, di vaccini, posso
Posso fare una società di ricerca, che ne so, di malattie genetiche, di qualsiasi altra malattia o qualsiasi altra cosa filantropica per il bene dell'umanità. Ma poi queste società, queste associazioni senza scopo di lucro, chi le va a controllare? Non hanno guadagno, questi già vivono sulla carità di queste grosse società. Ma la carità può essere pure 50 milioni di dollari, 500 milioni di dollari, 5 miliardi di dollari, non esiste un limite. Quindi se io con la mia società mi trovo in attivo di 5 miliardi di dollari e li dono a un'associazione, che tra l'altro è la mia, perché io sono un filantropo, è chiaro che questa donazione va praticamente a far annacquare, sparire. Sono Mister Tarlocco con l'accento sulla Q, l'esperimento lo fa una volta e non lo vedi più. E praticamente io che cosa ho fatto? Ditelo voi che cosa ho fatto.